dall'arena di Monza. Però vale in Milano, Savino De Bene Scandicci, gara 2 di semifinale playoff e scudetto. In profondo Merlo va a prenderla, poi di Giulio dietro per Antropova! Arriva subito il murone di Miriam Silla a dire no. Pietrini a ricevere, Washington al centro. Thompson dalla seconda linea può andare solo in pallonetto, troppo baratini su di Giulio, va da giù, ma arriva il murone! Ricezione parrocchiale, poi Larsson a tutto braccio, la chiude lei! 25-22, 1-0 Milano! La ricezione di Merlo sulla testa di Di Giulio, dietro per Washington il pallonetto tenuto su da Stevanovic, Stijak, palla staccata, va in pallonetto Di Giulio, Merlo, palla alta per Mingardi, la difesa di parrocchiale, poi Stijak, fuori misura l'appoggio, Larsson la tiene su Begic per Stijak, murata, ma la palla è ancora viva, perché parrocchiale può mandarla di là, ci sarà un primo per Scandicci, Washington, Di Giulio dietro Mingardi, il muro pazzesco, eccezione di Larsson, Orro per Folì, una palla un po' fuori misura Di Giulio per Pietrini, la difesa di Larsson dalla tribuna, Orro per Stijak, palla staccata, il muro, poi la difesa di Merlo su dalla seconda linea, murata, altra possibilità per Scandicci, murata anche Antropova, si lotta a rete, Orro la tiene su, parrocchiale in bagger per Stijak, a tutto braccio l'errore della polacca, non c'è deviazione del muro, 21esimo punto Scandicci. Parziale 10-3 per la vero volley, Antropova deve andare il pallonetto, arriva il muro del pareggio, firmato Rafa Folì. Alberto in battuta, ricezione di Larsson, Orro dietro per Stijak, questa volta si porta a casa il cambio palla. Ricezione di Sorokaite, Yao dietro per Antropova, la palla si impenna e vola via, accorcia Scandicci, grande reazione nel finale. Ricezione parrocchiale, Orro dietro per Stijak dalla seconda linea, murata e quindi prima in tensione. Ricezione, ma la palla torna subito nel campo di Scandicci, Washington in fast, difesa di Orro, parrocchiale la tiene su per Stijak, il muro, la difesa di Merlo sul profondo, Yao dietro, Badantropova, il muro, tutta energia di Jovana Stevanovic. Yao per Alberti, il muro di Folì e arriva un break, 15-13. Sessione di Pietrini, Yao per Alberti, il muro ancora di Folì. La battuta di Thompson, la flotta ricevuta da giù e poi Di Giulio dietro per Antropova, il gran muro. Ricezione di Pietrini, così così Merlo va da giù, la difesa di Thompson, c'è parrocchiale che alza per Larsson, il governatore chiude anche il terzo set. Ricezione di Pietrini, deve palleggiare giù per Antropova, una super parallela di Antropova. Non passa Belien al centro, allora ora Milano può allungare, Larsson, arriva il muro di Belien che si rifà immediatamente, 17 pari. Non passa al centro Milano, allora la risposta di Antropova, altro muro di Rafa Folì a dire no, 18-17. Match point, Begic la manda di là, c'è la copertura di Merlo, Di Giulio per Pietrini, passo laterale di rincorsa alla difesa di parrocchiale, Orro dietro per Thompson, diagonale palla a terra, eccola qua la bosniaca,
la ricezione di Giù, poi Pietrini va ad attaccare a difesa di Begic. Thompson non può forzare, ma la palla cade a terra. Sarà gara 3 tra Verovalle Milano e Savino del Bene Scandicci, perché Milano vince 3-1.